No, una domanda, solo una, se si può fare magari può essere anche utile per il discorso. No, ma molto semplice. Io Coviello, Vicenza Più, è stato detto, condivido molte cose, interessante anche interessante il richiamo al dibattito pubblico, visto che è mancato in occasione della cessione della fiera in cui il dibattito pubblico è stato ugualmente latente, no? Però comunque su IEM è stato detto che sostanzialmente qui c'è un'operazione politica retrostante che avvantaggerebbe l'aggregazione con un colosso come A2A. Se c'è questo non l'ho capita bene, o meglio, mi vengono i dubbi. Se c'è un'operazione politica, e visto che prima un intervento ha ricordato che A2A sostanzialmente è controllata da due amministrazioni che sono di centrosinistra, qual è questa operazione politica che parrebbe essere guidata qui dal centrodestra, ma a favore di un'azienda che sostanzialmente è in mano, dal punto di vista azionario, al centro-sinistra? C'è qualcuno che vuole rispondere? Risponde. Ma anche dopo, è una sollecitazione, perché è un busillis che non capisco proprio. Sì, io sono un po', voglio fare una riflessione mi stesso, dunque la voce alta, partendo da che cosa? Da ciò che Otello si è presentato, il come ce l'ha presentato, a dimostrazione delle sue grandi qualità e dell'opportunità che ha perso Vicenza di avere un grande sindaco, perché io credo che si è confrontato non solo con l'attuale sindaco, ma anche col precedente, c'è una grande differenza. E questo va rimarco con convinzione. La seconda cosa, sono incazzato perché proprio nella precedente amministrazione, dunque questa la dimentico, perché non c'è niente da ricordare, proprio di questa, cioè non c'è poca roba, però la precedente amministrazione, ragazzi, ricordiamoci la vicenda fiera, io ne so qualcosa e voi lo sapete, e poi anche la politica di quel tempo, la nostra politica, quel tempo, la politica del centro-sinistra che governava quel periodo, che cosa ha fatto? E scusatemi, però quella politica ce n'è tanta ancora adesso di quella politica lì. Allora quando qualcuno chiede ma come facciamo a coinvolgere i cittadini per fargli capire queste cose qua, ma che credibilità diamo noi cittadini se ci siamo comportati in quel modo nel passato? Come ci possiamo avere la faccia di riproporsi e dire guardate, anno zero, adesso parte lungo, tutto quello che c'era prima non era roba del passato, non c'entra niente. No, scusatemi, cioè questa qui è una presa per il culo che noi facciamo ai nostri concittadini, che non sono così stupidi. Noi li abbiamo delusi, adesso se noi dobbiamo ripristinare un attimo un consenso, dobbiamo dimostrarlo, ma dobbiamo dimostrarlo con degli atti veramente seri, professionali, come ha dimostrato Otello nella presentazione che ha fatto di Aiene. Comprensibile anche un ignorante come me su Aiene. È inutile poi vantarsi, che qualcuno ha fatto, che il recupero di AIM sia stato dovuto a chissà quali scelte politiche, ma altrettanto a figure che, guarda caso, adesso io non è che voglio fare un monumento a Otello, ma cazzo, ma c'è sempre lui in mezzo lì, no? Cioè, è una coincidenza, è stato. Quando che spesso il Consiglio Comunale, i lavori del Consiglio Comunale li ho seguiti per un po' di attenzione da una decina d'anni, ho visto che insomma la politica era abbastanza alla finestra e diceva vabbè, adesso abbiamo dato i manager da IEM, facciano quello che vogliono, perfetto, questo è stato l'unico manager che hanno fatto. Quando la politica si è messa in mezzo così da giudicante, da proponente su alcuni altri aspetti, ha fatto la nostra storia, ha fatto dei disastri IEM, scusate, banche e fiere insieme. Allora, cerco di parlare per flash. Primo, io penso che l'attuale amministrazione questa operazione l'abbia chiusa non perché ci creda, ma perché è obbligata. Quindi Rucco, nonostante dichiari anche sul giornale di oggi che tutto è ancora aperto, in realtà questa operazione è stata chiusa ed è stata chiusa a Milano.
E giustamente, come sempre, in modo intelligente, Gianni Coviello dice, ma A2A, la metà governata della Lega, ha ragione, si chiama politica dei territori, i territori più forti fanno squadra e cannibalizzano i territori più deboli. E ha ragione anche D'Antron quando dice, attenzione, che sulla vicenda Fiera qualche assonanza c'è, perché se le chiacchiere di corridoio si dimostreranno vere, cioè che le fiere orafe da qui a qualche anno vanno a Milano, qualche problema, qualche spiegazione dobbiamo chiedersela anche noi. Torno al tema. Stante il fatto che a fine marzo il Consiglio Comunale di Vicenza approverà i provvedimenti, i 12 consiglieri comunali, che secondo me stanno facendo davvero bene in questo anno e mezzo di opposizione, devono attrezzarsi per un'opposizione giudiziale al TAR e quindi l'istruttoria pubblica speciale diventa il primo atto amministrativo, perché questi che ci governano neanche una delibera sanno fare, su cui lavorare. Quindi va chiesta subito, va argomentata con grande forza, con gli argomenti che abbiamo detto, sono argomenti fortissimi. Il punto debole di questa costruzione è l'infungibilità, che non c'è, che non esiste. La richiesta da fare è quella di un percorso pubblicistico, si chiama gara, si fa la gara anche per comprare le penne BIC oggi nel pubblico, si deve fare la gara anche per questa, anche se la vera strada non è fondersi con A2A e non è nemmeno fondersi con ERA, perché noi non dobbiamo essere cannibalizzati né dalla Lombardia né dall'Emilia Romagna, e non è nemmeno la vera strada, è creare la multiutility dei territori con azionariato pubblico ad andare in borsa. Questa è la strada che riversa la ricchezza e lascia la ricchezza nel nostro territorio. Questa è la strada da perseguire. Otello ha perfettamente ragione, come sempre. Quindi abbiamo 2 mesi, ha ragione anche Raffaele, la battaglia consigliare è una parte, e dopo serve una sensibilizzazione forte dei cittadini, come con i soliti mezzi, con i mezzi nuovi, con i volantini, con Facebook, va spiegato bene, traducendo i tecnicismi difficili per chi non si occupa di azienda, perché per Otello questo è il pane di tutti i giorni. C'era la signora Maria con la borsa della spesa, molto meno, traducendo in modo molto immediato i concetti che abbiamo detto, va spiegato quello che sta succedendo, vanno spiegate le proposte. Questa è una battaglia fondamentale per le forze di opposizione a Vicenza. Se riusciamo a vincerla, si scardina anche anzitempo l'attuale amministrazione, perché su questa questione l'attuale sindaco rischia di essere mandato a casa dai suoi. Quindi una battaglia tutto tondo da fare a pieno, ed è una battaglia di giustizia, è una battaglia che difende la proprietà e i beni dei cittadini, che dei cittadini di Vicenza, nata 100 anni fa, ricordiamoci la storia, le giunte bloccarde di Vicenza, giunte di sinistra in un territorio cattolico, che capirono che aveva senso portare i servizi pubblici nelle case dei cittadini, capivano che aveva senso che ogni cittadino di Vicenza aveva diritto ad avere l'illuminazione elettrica e il gas. Oggi la sfida è anche capire qual è il futuro di queste aziende. Io credo che la strada della borsa sia la strada giusta, perché riverserà su Vicenza la ricchezza che in 100 anni abbiamo generato. Grazie. Voglio rispondere al direttore, che sennò poi rimane. Io sono abbastanza d'accordo con quello che dice Maurizio. Sono i territori forti che mangiano i territori deboli. È la Lega Lombarda che mangia la Lega Veneta.
è l'inazione di Zaia che ha destrutturato Veneto su tutte le grandi partite, a partire dalla partita delle Fiere, a partire dalla partita del Multi Utility, a partire dalla incapacità di governare lo sviluppo infrastrutturale, a partire dalla capacità di governare l'area centrale del Veneto, che oggi soffre di una carenza di governo. La grande città metropolitana, Vicenza, Verona, tra Vicenza, Treviso, Venezia e Padova, che oggi avrebbe avuto il suo tempo, tutte le potenzialità di diventare una grande multi-utility, un grandissimo polo attrattore dal punto di vista dell'università, un modello per la mobilità sostenibile, tutte cose che sono diventate, perché oggi il Veneto esce sconfitto dalle grandi partite, esce sconfitto dopo 25 anni di governo della cittadina. Questa è la verità. E secondo me, l'ha detta bene Maurizio prima, sono i territori forti che si stanno mangiando i territori deboli. Gigante economico, nano politico, e i risultati sono questi. Grazie ancora a tutti. Grazie.